Bentrovati con le notizie della redazione di Telecattolica. Apriamo il telegiornale parlando della questione tribunale di Lucera perché il sindaco Antonio Tutolo ha annunciato che lunedì scorso la giunta ha deliberato di voler trasferire gli uffici del giudice di pace in una parte dell'ex tribunale. Nella stessa delibera, dice il primo cittadino di Lucera, abbiamo manifestato la volontà di accollarci tutti i costi necessari per adeguare i locali alle norme. Nel caso si volesse riaprire il Palazzo di Giustizia o si volesse distaccare una sezione del Tribunale di Foggia. Nel caso si volesse invece continuare a utilizzare quella sede a magazzino del Tribunale di Foggia, il sindaco Tutolo ha dichiarato che è stato deliberato di non acconsentire a una eventuale richiesta di proroga in tal senso, chiedendo il rilascio dello stabile alla scadenza del decreto, ossia a settembre 2018. La delibera è stata trasmessa al Ministero della Giustizia e al Presidente del Tribunale di Foggia. Per la stagione estiva ha ampliato notevolmente il periodo di apertura della galleria Monte Saraceno. I dettagli nel servizio. Una riunione convocata dalla Prefettura di Foggia su invito dell'ente provincia ha visto tradurre la precedente disponibilità del coordinamento territoriale adriatico dell'ANAS in un maggiore e più articolato periodo di apertura della galleria Monte Saraceno. Il cronoprogramma, certamente più ampio e maggiormente adeguato alle necessità rappresentate, accorda al meglio e il più possibile le esigenze di mobilità e sicurezza con quelle di realizzazione degli interventi infrastrutturali che riguardano la galleria, soprattutto per il periodo estivo che va dal 15 giugno al 15 settembre, in modo tale da andare incontro alle esigenze dei cittadini utenti e per le attività economiche degli operatori dei settori produttivi nella zona di Mattinata, Monte Sant'Angelo e Vieste. Poi, dal 17 settembre alle ore 7:30, la galleria Monte Saraceno sarà totalmente chiusa fino alla fine dei lavori. Continuiamo a parlare di viabilità. La provincia di Foggia ha emanato un'ordinanza, la numero 4 del 2018, in cui si comunica che il dirigente del settore viabilità, Emanuele Bux, ha disposto il divieto di transito al traffico veicolare pesante autobus di linea sulla strada provinciale numero 1, Neviera di Motta, Ponte 13 Archi, nel tratto compreso tra l'incrocio con la SP numero 3, Macchia delle Forche Carlantino, e Ponte 13 Archi, innesto strada statale 17, che il traffico pesante e gli autobus di linea inoltre vengano deviati lungo la provinciale numero 2, Cupello, San Marco Lacatola, Ponte San Giacomo. L'ordinanza entra in vigore alle ore 16 del 23 giugno e resterà in vigore fino all'una del 25 di giugno. La cantina sociale di San Severo compie 85 anni. Vediamo. L'antica cantina di San Severo, cantina sociale San Severo Società Cooperativa, compie 33 anni e propone al mercato il sapiente lavoro svolto prima dagli agricoltori e poi in cantina per offrire al consumatore un vino che racconta il suo territorio. Lo scopo perseguito in tanti anni è valorizzare le proprie radici offrendo 85 anni di storia in un buon bicchiere di vino. L'antica cantina di San Severo è una delle più antiche cantine di Puglia, con circa 300 soci che coltivano circa 1000 ettari di vigneti, imbottigliando oltre 3 milioni di litri di vino. I vini prodotti sono quelli della linea Nobiles, che con le sue varietà uva di Troia e bombino bianco primitivo rappresentano la nobiltà enologica autoctona del territorio, e la linea Castrum San Severo, denominazione di origine protetta, bianco, rosato e rosso, frutti di un terreno fertile, del lavoro di mani contadine sapienti e di un accurato lavoro di cantina. Ma il patrimonio vinicolo non finisce qua, ormai da tempo si è arricchito anche di altri importanti vitigni come la Falanghina e il Merlot. Torniamo a Lucera, ottimo esito lo scorso 2 giugno per l'iniziativa Bici in Città, ormai diventato un appuntamento fisso organizzato dalla Proloco di Lucera, che ha raccolto l'adesione di circa 200 persone tra adulti e bambini. Un corteo di magliette gialle ha sfilato sulle biciclette scampanellando per tutta la città, partendo da Piazza Matteotti fino a radunarsi per il saluto finale in Piazza Duomo. Una scelta ecologica e nello stesso tempo divertente di celebrare la festa della Repubblica che la città ha accolto ancora una volta con molto entusiasmo. Questo il commento dall'associazione Proloco di Lucera.
Continuano le iniziative dell'Avis Sardella di Lucera. Il 14 giugno sarà celebrata anche la giornata mondiale del donatore. Il servizio. Tutto pronto per la nuova edizione della giornata mondiale del donatore di sangue che si celebra il 14 giugno di ogni anno. Anche quest'anno la sezione comunale Avis di Lucera ha deciso di organizzare alcuni eventi con tre appuntamenti il 9, il 14 e il 17 giugno dedicati all'informazione, alla donazione e al mantenimento di uno stile di vita sano e che si svolgeranno tra Lucera e Eccellenza Valfortore. La giornata è stata istituita nel 2004 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nella ricorrenza della data di nascita di Karl Landsteiner, scopritore dei gruppi sanguigni. L'Avis Comunale di Lucera, che quest'anno festeggia i primi 30 anni della sua costituzione, organizza la festa della donazione, un evento straordinario frutto del lavoro svolto in questi anni. Il coinvolgimento di persone e istituzioni del territorio provinciale sta trasformando le modalità di raccolta del sangue, ampliando le possibilità di raggiungere i donatori in modo itinerante e più agevole. Una risposta importante alla domanda di sangue che c'è nel nostro territorio e sarà sicuramente un'occasione anche di festa per la comunità. Chiudiamo con un evento venerdì 8 giugno alle ore 18:15 nella sala del Tribunale di Palazzo Dogana a Foggia. Si svolgerà la sfilata di moda di abiti di nuova creazione vintage realizzati nell'ambito del progetto I Saperi per l'Inclusione, corso di sartoria promosso dall'RC Foggia Umberto Giordano, presidente Luciano Magaldi, organizzato con la consigliera di parità della provincia di Foggia Antonietta Colasanto. Partner del progetto la Caritas diocesana Emma Usacli, responsabile coordinatrice, il socio rotariano Maria Buono. L'evento rappresenta la conclusione di un percorso molto impegnativo che ha coinvolto 25 corsiste, donne extracomunitarie italiane desiderose di integrarsi in culture e realtà diverse, che hanno avuto come tutor alunne dell'Istituto Pacinotti di Cerignola. Con questo evento si chiude questa edizione del telegiornale di Telecattolica. Grazie per essere stati con noi. Adesso c'è il meteo. Arrivederci.